spiegare la differenza tra una tisana, un infuso e anche un decotto secondo la nostra tradizione erboristica. Ecco come si fanno. La tisana si prepara con una combinazione di diverse piante officinali, fino a un massimo di 6. Solitamente una buona tisana è composta da una pianta base dominante e da piante secondarie in minore quantità che migliorano e potenziano l'azione terapeutica, creando una sinergia e migliorando anche il gusto. Per la tisana si utilizzano indistintamente sia le parti tenere che quelle legnose più dure delle piante, che vengono messe in acqua già bollente e lasciate a riposare massimo 5-10 minuti. Quindi si fa bollire l'acqua e poi si versano le piante nell'acqua, si spegne il fuoco e si lascia riposare intorno ai 5 minuti. L'infuso è una tisana molto più leggera e si fa in modo diverso, cioè si mettono le piante nella tazza e poi l'acqua bollente viene versata sulle piante, che sono solitamente le parti più tenere, quindi solo i fiori e le foglie, che danno un aroma molto più delicato. Il tutto viene lasciato a riposare in infusione, anche qui per 5 minuti circa, poi viene filtrato e bevuto. Per il decotto invece si scelgono le parti più resistenti e dure delle piante, come le radici e le cortecce, si mettono in acqua fredda e poi si porta il tutto a ebollizione, si lascia bollire per 5 o 10 minuti. Dopo la bollitura si spegne il fuoco e si lascia riposare tutto ancora per altri 20 minuti. Poi viene filtrato e assunto con molto piacere ed è un liquido molto concentrato. Bene, anche oggi siamo giunti al termine, il tempo è volato per me, spero che anche voi siate stati bene insieme a me e che continuiate a stare bene questa settimana e ricordate sempre che la salute è naturale. Ciao!